Ciao a tutti ragazzi, è finita da pochi minuti la partita tra Crotone e Spezia, è finita 2-1 per lo Spezia. Mamma mia ragazzi, mamma mia, questa è una partita da vincere a tutti i costi, eppure ragazzi, ce la siamo presa nel culo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che sofferenza, oggi ho visto poca grinta, poca cattiveria, cioè ho peggiori in campo oggi, Mazzotta, Barberis, che Barberis dovrebbe essere il top a centrocampo, invece sta facendo schifo. E poi Cordaz mio, ma possibile che non ogni volta che c'hai il pallone, ogni qualvolta tu hai il pallone, mai che rinvia in avanti, mai che rinvia in avanti, sempre corto, sempre corto, sempre corto. Madonna santo, cioè te lo stiamo dicendo 100.000 volte, 100.000 volte che ti diciamo lanciala lunga, lancia lunga, lancia lunga, ma tu a te da un occhio di niente e dall'altro ti esce perché non lo capisci, o lo fai apposta per ci far incazzare, oppure hai fatto sul secondo gol, se tu la mandavi lunga, se tu la mandavi lunga, a parte che prima del secondo gol abbiamo rischiato parecchio comunque perché tu gliela passavi corta, poi c'era subito pronto il giocatore dello Spezia pronto a prendere il pallone, a contrastare. Cioè, ma Madonna santa, cioè questa è una partita da vincere senza se e senza mai, si doveva portare a casa 3 punti, non c'erano cazzi che tenevano, oggi 3 punti si devono portare a casa. Cioè, però figlio mio, se vogliamo andare in Serie A, queste partite vanno vinte. E poi pure tu, caro Vrenna, serve l'attaccante, mo' a tempo con chi giochiamo? Allora, Simi, squaliesco, diffidato perché ha preso ammonizione, Messias si è fatto caccia fuori, dimmi tu con chi giochiamo? Cioè, sinceramente, giochiamo con Nalini, giochiamo con Nalini, contento tu, contento tutti. Poi se l'ultimo giorno di mercato mi prendi un top player come attaccante, io sono lì pronto a dirti scusa, mi metterò in ginocchio e ti dirò scusa, ne è valsa la pena di aspettare fino all'ultimo giorno di mercato. Hai preso un bel attaccante, però fino adesso dai, oggi veramente imbarazzante, Mazzotta che sbagliava, cioè veramente, poi quel cazzo di Guardiolini mi ha veramente rotto il cazzo, ogni volta che loro stavano in fuorigioco non fischiava mai, non fischiava mai, madonna mia, oh, mamma mia. Però che cavolo, cioè oggi sono più deluso e amareggiato perché si poteva portare a casa questa vittoria. Erano 3 punti fondamentali, visto che il Pordenone, cioè in casa ha perso, ogni tanto che il Pordenone sbaglia qualche partita, noi non approfittiamo mai, Madonna santa. Ma ragazzi, purtroppo speriamo bene, ma dobbiamo andare ad Empoli, come ho detto, senza Simi, senza Messias che è squalificato, speriamo bene ragazzi, lì sarà veramente dura perché ha cambiato pure allenatore, mo l'Empoli ha preso Marino, quindi proprio perfetto, ha cambiato allenatore quando deve giocare contro di noi, guarda caso, sempre quando contro di noi cambiano allenatori, prendono i giocatori forti, speriamo veramente di portare a casa lì un pareggio, anche se la vittoria sarebbe buona perché all'andata abbiamo giocato meglio noi, abbiamo pareggiato. Speriamo di fare schifo e di vincerla stavolta. Perché veramente, dai, mamma mia, oggi sono veramente amareggiato perché non ho visto una squadra senza palle, senza grinta. Ma già cos'entro l'avevo visto una squadra del genere. Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, nel secondo ci siamo un po' svegliati. Poi, meno male che Maxi Lopez ha segnato, anche se sul rigore, cioè, gli dà stima, autostima, diciamo, per poter fare meglio nelle prossime partite. Speriamo bene perché, vabbè, il rigore comunque c'era, il rigore c'era. Poi lì Maxi Lopez ci mancava solo che sbagliava lì, ma comunque l'ha messa dentro, fa il primo gol stagionale con la maglia del Crotone. E ragazzi, aspettiamo questo benedetto attaccante. Oggi abbiamo fatto schifo e Cordaz deve imparare che quando rinvia si deve rinviare lungo e non corto. Ecco, grazie Cordaz. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, ci si becca in un prossimo video. Sempre comunque ragazzi, forza Crotone, ricordatevelo e niente, ciao.